qui siamo in zona di Poggio Renatico, questo è il mio campo di mais, dove le nutrie mi provocano questi danni qua. Praticamente mi trancia il mais e mi mangia le pannocchie, come ben vedete. Lungo le file alla testata mi hanno provocato parecchi danni. Ce ne sono parecchi anche perché non fanno mai niente per contenerle. Le pannocchie quasi mature del grano turco sono solo una delle tante colture danneggiate dalle nutrie, animali prettamente erbivori che si cibano indistintamente di tutto il coltivato, distruggendo i raccolti di orticole, cereali, bietole e tutto ciò che può saziare il loro appetito. Una situazione di emergenza, quella che si sta registrando nella provincia estense, che però la regione ancora non riconosce come tale. Proprio in queste ore è in corso un incontro con l'assessore Caselli perché il piano di contenimento nutrie definito da Viale Aldo Moro per il territorio di Ferrara non è più sufficiente ed adeguato. Servono dati, per questo è partita una campagna rivolta a tutti i cittadini e le imprese affinché segnalino la presenza del castorino a tutte le organizzazioni agricole del territorio. Il nostro ufficio è a disposizione per gli agricoltori, per i cittadini, per chiunque, per segnalare la presenza degli animali, la presenza delle tane. E con questo speriamo di riuscire a convincere la regione in primis, che oggi è competente, in modo diretto, della necessità di intervenire, quindi di dare mano libera il più possibile per fare qualcosa. Non possiamo più attendere. Ma la nutria con le sue tane crea gravi danni al sistema degli argini in un territorio assai fragile dal punto di vista idrogeologico. Praticamente mangiano le pannocchie, però loro vivono anche nell'acqua, fanno dei scavano delle tane, cose che dopo quando passiamo per dei macchinari c'è il rischio che franano giù i canali. Come ben vedete anche i canali sono tutti rovinati ormai perché non ci sono più i canali agli argini di una volta e questi creano dei grossi danni. Una situazione diventata ancora più grave nella zona del Mezzano, dopo la sospensione del piano di limitazione deciso il 10 aprile per favorire le ricerche del pluriomicida Igor. In queste aree le nutrie proliferano oramai senza controllo. Il problema è sicuramente aumentato rispetto all'anno scorso, anche soltanto, perché sono appunto venute meno le convenzioni con i comuni, la possibilità per i coadiutori, quale va il nostro ringraziamento per l'opera che fanno in modo quasi gratuito, appunto, di abbattere questi animali, di dare una mano nel controllo delle gabbie, sono stati impediti. Lo stesso agricoltore, se non è cacciatore, coadiutore, quindi abilitato, non può nemmeno intervenire nella sua azienda. Questo ci sembra scandaloso.